Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live di She's a Scientist. Io sono Nicole Ticchi e sono appunto la project manager di She's a Scientist. Oggi facciamo questa live che aspettavamo da tanto, è un evento molto importante perché, come tutti ben sapete, all'interno di questo progetto di She's a Scientist parliamo di valorizzazione del genere, delle donne all'interno del mondo della scienza, ma lo facciamo, cerchiamo di farlo con un'ottica che si basi il più possibile su oggettività e soprattutto anche sul mondo della ricerca scientifica. Abbiamo deciso di parlare di un tema che è molto complesso, ma anche fondamentale, che è quello della gender equality. E proprio perché è un tema complesso, ma anche così importante, abbiamo deciso di farlo con chi tutti i giorni se ne occupa e ha a che fare proprio con la gender equality da diversi punti di vista e a 360 gradi. In particolare oggi qui avete, come potete vedere, abbiamo numerosi ospiti, abbiamo un gruppo molto nutrito e variopinto proprio per competenze e ambiti di studio. È un gruppo che appunto viene dall'Università di Cagliari e in particolare è partner di un progetto europeo Horizon 2020 che si chiama Supera Project. Ovviamente è un progetto che ha partner sparsi in tutta Europa e che in particolare ha come obiettivo quello di produrre dei piani di uguaglianza di genere da applicare in diverse istituzioni. Ora, io non voglio togliere la parola o anticipare più di quanto dovrei, perché ovviamente i nostri ospiti hanno tutte le competenze e soprattutto hanno tutta l'esperienza per raccontarci che cosa vuol dire, che cos'è un piano di uguaglianza di genere, come si produce e soprattutto anche tutto il percorso che sta sia dietro questo tipo di attività, ma anche che riguarda la comunicazione gender sensitive. Quindi andremo attraverso questo percorso a tappe molto affascinante che io stessa non conoscevo, ma che ho avuto modo di conoscere proprio parlando con loro, e ci spiegheranno proprio dall'inizio alla fine come si sviluppa un progetto del genere. Quindi, per cominciare, innanzitutto per capire chi è Supera come progetto e che cos'è un piano di uguaglianza di genere, io passo la parola al professor Luigi Raffo dell'Università di Cagliari che introdurrà appunto questo tema. Prego. Innanzitutto grazie a tutti, grazie a Nicola per averci invitato e grazie a chi ci sta ascoltando. Io appunto vorrei raccontare un attimo il contesto e la storia appunto del progetto Supera. Io l'Università di Cagliari è attiva da molti anni sui progetti europei. Io sono il delegato per la progettazione europea all'Università di Cagliari e trovo che diciamo, affrontare i problemi passando da una selezione europea sia un modo, innanzitutto per aggregare persone che magari non collaboravano prima, e poi è anche un modo per fare le cose in maniera, diciamo, a un livello, internazionale, nel senso che la progettazione europea di cui parlo io è la progettazione diretta, quella cioè in cui i partenariati vanno a scontrarsi direttamente uno contro l'altro a livello europeo. Quindi non c'è una quota per la Sardegna, non c'è una quota per l'Italia, c'è semplicemente da aggregare persone, fare il partenariato forte e andare a conquistare, diciamo, il finanziamento. Il processo che ci ha portato qua è un processo lungo, noi siamo a metà del progetto Supera, però prima dell'inizio del progetto Supera, che è del 2018, noi abbiamo impiegato quasi 2 anni per appunto mettere assieme il progetto, aggregarci a un partenariato che alla fine si è rivelato vincente, ovviamente anche grazie al nostro contributo, e questo ci ha permesso appunto di iniziare questo processo con la firma del contratto europeo, mentre altre volte semplicemente si impegna, come dire, si ha accesso semplicemente a un finanziamento, oppure ci si impegna a usare bene i soldi della comunità europea. Qua ci si impegna in due cose, quindi certamente questo, usare i soldi della Comunità Europea in maniera corretta, ma soprattutto l'Ateneo si impegna a sviluppare e approvare un Gender Equality Plan, che è un atto, come dire, molto, molto articolato e molto, come dire, impegnante, okay? Molto vincolante per l'Ateneo. E vi posso garantire che non è un processo, comunque, anche con un contratto di questo tipo, non è un processo semplice, perché comunque c'è una serie di
di passaggi interni che, insomma, come dire, poi alla fine bisogna vedere se vanno tutti a, come dire, nella direzione giusta. La comunità europea mette nel programma quadro che si sta concludendo adesso, che si chiama Horizon 2020, ha finanziato circa 25 progetti dal 2014 al 2020 per fare esattamente queste cose. Quindi, per esempio, nel nostro caso ci sono quattro entità, che sono quattro università, più due enti che finanziano ricerca, quindi ministeri e amministrazioni regionali, che praticamente si sono impegnate a fare un gender equality plan. E un altro vantaggio dei progetti europei è che noi nel nostro partenariato abbiamo due partner consulenti esterni, un'entità che si chiama Yellow Window, che è specializzata in questo tipo di consulenze, e Science Po, che è un'università che conoscete certamente. Quindi, diciamo, in questo processo noi siamo stati, ci sono state le premesse perché potessimo fare un lavoro di qualità, ok? E questo è un lavoro che ha portato la settimana scorsa a un'approvazione del GEP, che non è il risultato finale di Supera, perché oltre ad approvare il GEP dobbiamo ovviamente avviarlo e vedere se va tutto bene, per poi lasciarlo in vita anche dopo che finirà il progetto Supera, perché un'altra caratteristica deve avere un gender equality plan e che deve essere istituzionalizzato. Cioè, non è che tu ti dedichi alle questioni di genere soltanto per il periodo in cui c'è il progetto. Devi ovviamente mettere le caselline, perché in qualche maniera tu sia costretto poi a occupartene anche una volta terminato. Visto che a me è stata lasciata la parte, diciamo, quella legata più al finanziamento europeo, visto che stiamo parlando di gender equality plan, stiamo parlando di stereotipi, penso che sia questo il motivo perché uno che è nato in Liguria sembra attento particolarmente ai soldi, e quindi mi lasciano queste parti, perché esistono stereotipi anche non questioni di genere, ok? In generale, volevo dire che la comunità europea, che su questi argomenti qua veramente non scherza, perché alla fine quando si dà un obiettivo, quell'obiettivo lo ottiene. Io ho visto l'obiettivo del 40% di presenza delle donne in tutti i comitati, e alla fine del settimo programma quadro invece il 40% si è ottenuto il 41%, cioè non è che uno mette un numero lì per metterlo, alla fine i numeri poi devono quadrare. E adesso si è dato come impegno per Horizon Europe, cioè il programma successivo, che è oggetto anche di discussioni che sapete leggendo i giornali, insomma, in questi giorni, praticamente sta mettendo un vincolo molto forte, cioè che qualunque entità, per avere un finanziamento europeo, deve avere un gender equality plan. Immaginate, magari per le università potrebbe essere anche non difficilissimo, però immaginate tutti gli altri enti che ottengono soldi, come si dovranno organizzare su queste tematiche. E visto che ha capito che la comunità europea ha capito che poi magari scrivere uno statement e dire sì, ci tengo molto alla gender equality può essere una cosa un po' facile da fare, ti sta mettendo anche una serie di paletti, cioè deve essere una cosa che deve essere stata approvata al massimo dei tuoi organi interni, deve essere sulla tua prima pagina web, devono esserci tutta una serie di azioni conseguenti. Diciamo, noi abbiamo la fortuna, essendo stati essendo parte di questo progetto, che tutto questo processo è già monitorato dalla comunità europea, e comunque alla fine di questo progetto noi, come dire, saremo a posto con qualsiasi vincolo dal punto di vista di avere un gender equity plan, diciamo, con tutti i crismi necessari. Però suppongo che voi non siate interessati a queste storie, ma siete interessati invece a sapere cos'è un gender equity plan, cosa contiene e quali sono quindi le idee per svilupparne uno. E per questo io lascio la parola ad Esther Coys, che è più esperta di me. Grazie Luigi. Dunque, in realtà a me è stato assegnato, diciamo, l'inizio della storia, come si costruisce un gender equality plan. Perché, come diceva appunto Luigi, in realtà si tratta di un processo molto lungo, noi adesso siamo più o meno a metà, però già la costruzione dello strumento, che è appunto il Gender Equality Plan, richiede naturalmente prima di tutto di fare mente locale sullo stato dell'arte. E dal nostro punto di vista questo ha significato realizzare quasi all'inizio, diciamo qualche mese dopo l'inizio del progetto, insieme a tutti gli altri partner che parallelamente facevano la stessa cosa, un questionario di autovalutazione
che abbiamo somministrato a tutto il personale che lavora all'Università di Cagliari, quindi sia i docenti che il personale tecnico-amministrativo, che gli studenti e le studentesse, per cercare di sondare quale fosse lo stato di conoscenza del problema intanto, quindi il problema dell'eguaglianza di genere, o per meglio dire dell'assenza di eguaglianza di genere anche in accademia, e quali fossero, in maniera un po' più specifica, diciamo, le percezioni, le rappresentazioni, ma anche le conoscenze, le esperienze vissute, su una serie di ambiti, che sono i quattro ambiti nei quali si articola il nostro Gender Equality Plan e che fanno parte chiaramente del progetto Supera. Il primo ambito è quello relativo ai processi di carriera, quindi essere assunti all'interno appunto dell'accademia, dei primissimi step, quindi dottorato, postdottorato, assegni, insomma, tutto quello che sappiamo della carriera accademica, fino poi ad arrivare alle posizioni apicali. Noi abbiamo peraltro anche una rettrice in questo momento, quindi diciamo che abbiamo anche avuto come esempio possibile di raggiungimento dell'apice qualcosa che era proprio presente allo stato dell'arte all'Università di Cagliari. Il secondo ambito era quello dei processi decisionali. Luigi giustamente faceva accenno alla questione della composizione, ad esempio, delle commissioni di valutazione, quindi qualsiasi diciamo, organismo che dovrà prendere decisioni all'interno dell'università necessariamente deve avere una composizione equa da questo punto di vista. Il terzo ambito è quello che si riferisce alla natura stessa dell'università come ente di formazione, e cioè come il genere sia un approccio trasversale, quindi non tanto un oggetto di ricerca, ma un approccio trasversale sia nella didattica che nella ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare. Perché poi una cosa che abbiamo scoperto tutti noi che veniamo da realtà disciplinari molto diverse all'interno appunto del nostro team è che anche noi stessi e noi stesse magari spesso davamo per scontato che in alcune circostanze il genere non entrasse proprio, invece non è così, perché anche nelle scienze più dure o più applicate, l'ingegneria, fisica e così via, tutto ciò che riguarda la vita delle persone inevitabilmente investe anche le questioni di genere. E questo naturalmente bisognava però sottolinearlo anche all'interno del questionario. L'ultimo tema è forse il più delicato di tutti, non il più importante, ma sicuramente il più delicato, ed è quello che si riferisce al benessere all'interno appunto dell'organizzazione universitaria, legato diciamo alla presenza di discriminazioni, di pregiudizi, di stereotipi, fino poi anche all'espressione di azioni legate al sessismo, addirittura alle molestie. Questo naturalmente è un tema molto sentito non soltanto a livello accademico, in qualsiasi ambito di lavoro, che è veramente molto difficile affrontare perché bisogna avere gli strumenti giusti e che spesso è anche molto controverso dal punto di vista della stessa riconoscibilità. Quindi il questionario serviva anche per capire che tipo di percezioni e rappresentazioni fossero diffuse da questo punto di vista. Che resistenze abbiamo incontrato? Da questo punto di vista io direi che possiamo forse distinguere molto velocemente tra due livelli. Uno è quello istituzionale, l'altro è quello invece individuale, delle singole persone che abbiamo raggiunto con il questionario. Dal primo punto di vista, cioè quello istituzionale, non mi pare che noi, almeno il gruppo di Cagliari, abbia incontrato particolari resistenze, anzi c'è stata una grande disponibilità sin dall'inizio, anche da parte degli uffici, a promuovere questo processo e anche a fornirci i dati che ci servivano per fare una sorta di ricognizione dal punto di vista quantitativo, non so, le percentuali legate alla presenza dei vari settori disciplinari, eccetera. Non abbiamo avuto particolari problemi da questo punto di vista e il processo è stato accompagnato anche da una certa condivisione, perché noi comunque disponiamo anche di un hub, quindi un gruppo allargato di colleghi e colleghe che di tanto in tanto diciamo convochiamo perché ci diano un feedback rispetto ai vari step di elaborazione del GEP. Mentre dal punto di vista individuale qualche resistenza l'abbiamo incontrata appunto in fase di somministrazione del questionario sotto vari profili, che vanno intanto dal mettersi d'accordo sul linguaggio, cosa intendiamo per genere, cosa intendiamo anche nello stesso uso del linguaggio peraltro, quindi un linguaggio che sia gender friendly, sul riconoscimento dell'esistenza di questo problema, perché ad esempio molti dicevano è un falso problema, non ci sono cose più importanti a cui pensare, piuttosto pensiamo alla mancanza di infrastrutture, questo magari non è poi così importante, oppure il fatto che venisse considerato come una questione privata, legata essenzialmente ai singoli individui e non come una questione politica che l'università, appunto, anche come organizzazione fondamentale nel nostro territorio, perché poi uno dei partner del nostro progetto è la Regione Autonoma della Sardegna, che collabora strettamente con noi. E quindi insomma c'erano un pochino di resistenze, che però è stato un gran bene esplicitare grazie appunto al questionario, perché sulla base di queste resistenze abbiamo poi potuto formulare le azioni, la proposta di azioni contenute all'interno del nostro Gender Equality Plan, il cui obiettivo sarebbe quello di contrastare questo tipo di resistenze, quindi proporre un reale cambiamento organizzativo. Ma su questo punto, cioè che cosa ha fatto il GEP prendendo diciamo spunto dalle obiezioni, dalle resistenze incontrate, lascio la parola alla collega Barbara Barbieri che ci racconterà appunto come abbiamo strutturato materialmente il nostro GEP.
Perfetto, molto interessante, infatti siamo curiosi perché almeno io personalmente è un ambito che non sapevo potesse essere così articolato e complesso, quindi è molto interessante anche insomma per chi ci ascolta forse capire cosa c'è dietro a tutto questo processo, quindi prego Barbara. Grazie, grazie Esther e anche Luigi che hanno già detto delle cose importantissime. Poi intanto veramente la quantità di tempo che viene dedicata già prima che il progetto parta alla costruzione di progetti di questo tipo. C'è da dire una cosa importantissima, cioè il progetto Supera è stato proprio pensato e declinato dentro una cornice teorica anche più ampia, se vogliamo, che era quella della teoria del cambiamento, perché siamo partiti dall'idea che il progetto e che uno strumento come un gender equality plan fosse proprio strumento di cambiamento culturale e organizzativo e quindi strumento di innovazione dentro un contesto organizzativo. Quindi questo per noi è stata la complessità da gestire, ma anche il faro che ci ha guidato pensando proprio a come poter entrare dentro contesti così particolari come l'accademia, come la ricerca, proponendo un gender equality plan, quindi tematiche di genere, ma avendo in mente allo stesso tempo quanto queste avrebbero potuto generare resistenze perché si proponeva un cambiamento sostanzialmente. E quindi questo per noi è stato fondamentale. La logica, diciamo, seguita era anche quello che ci chiedeva l'Europa sostanzialmente. Cioè, dovete cambiare, non è che ci raccontate, non è che lo scrivete. Ogni azione deve essere misurabile in qualche modo. E quindi il pensiero è stato quello proprio di poter immaginare su due orizzonti temporali differenti, cioè un presente o un futuro, delle azioni che potessero incidere effettivamente su cambiamenti culturali e organizzativi e sull'innovazione. Perché parlo di due orizzonti temporali? Perché c'era la necessità di rispondere diciamo a una situazione che faceva parte del presente e quindi immaginare azioni che in qualche modo incidessero anche sul piano istituzionale e quindi rivedere regolamenti, per esempio, rivedere statuti di Ateneo che tenessero in considerazione questioni di genere. Allo stesso tempo però consapevoli che, come dire, il cambiamento, soprattutto un cambiamento culturale richiede tempo, il futuro per noi era in qualche modo pensare alle nuove generazioni, a chi entrava adesso dentro l'Accademia, a chi avrebbe fatto ricerca dopo di noi. E quindi tutta un'altra parte del piano di uguaglianza di genere ha previsto un ampio spazio dedicato alla formazione e alla guida delle ricercatrici, delle dottorande, delle studentesse che sarebbero entrate nel tempo all'Università di Cagliari. Perché è un progetto anche culturale, questo l'Europa, diciamo, è molto rispettosa, nel senso che ogni cambiamento però va inserito dentro istituzioni che hanno già una cultura, hanno una propria cultura organizzativa, hanno prassi lavorative consolidate anche nella ricerca e quindi ognuno di noi, ogni partner, doveva trovare il modo per entrare dentro la propria cultura organizzativa e generare cambiamento attraverso il GEP e generare innovazione attraverso il GEP. Le aree, come vi raccontava Esther, erano per me sostanzialmente quattro le aree fondamentali, cioè la carriera delle nostre colleghe, delle dottorande, era tutto ciò che riguarda i processi di leadership, i processi decisionali, quindi le donne, le colleghe in ruoli apicali, la dimensione anche di genere nella ricerca, nella didattica, come vi raccontava sempre Esther, e tutto il tema dei bias, degli stereotipi e delle molestie all'interno dell'Accademia. Poi c'è la parte dedicata alla comunicazione, che era il nostro asse portante, ma qua poi ci saranno Alessandro, Paola, Manuela e Giorgia che vi racconteranno in modo dettagliato. Quindi diciamo che le misure e le azioni che abbiamo immaginato per il nostro GEP riguardano aspetti veramente legati a modifiche di natura istituzionale e modifiche che invece contemplano un tempo più lungo e un accompagnamento al cambiamento. È per noi importantissimo accompagnare il cambiamento, perché
come dire, in qualche modo le cose imposte alzano dei muri di resistenza. E quindi invece anche questo ha, come dire, richiesto una negoziazione ampia fra colleghi e colleghe di tante discipline diverse. All'interno dell'università esistono, come sappiamo, mondi differenti, e questo era un passo necessario per iniziare a costruire il nostro oggetto. Non lo so se mi taccio, poi immagino ci saranno domande per entrare nel dettaglio delle singole azioni, o se preferite che magari affrontiamo. Prego, prego. Qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi elemento aggiuntivo, cioè noi siamo qua ad ascoltare con molto piacere, quindi non vi fate problemi di tempistiche o cose del genere, quindi okay, raccontate bene. Pure. Ho segnato alcune cose che per noi erano salienti, sono quante le azioni che abbiamo individuato nel nostro GEP, tra l'altro hanno implicato il fatto che in qualche modo il nostro GEP potesse essere legato al piano strategico di Ateneo e allo stesso tempo al piano delle azioni positive, in modo che il respiro fosse più ampio e avessimo più tempo per portare avanti le azioni previste e non si concludessero con la conclusione del progetto Supera. E quindi declinando dentro il nostro Ateneo siamo riusciti, come dire, a creare sinergie con strumenti che erano già esistenti. E qui devo dire abbiamo non solo costruito, qua il merito va anche a Luigi nell'aver, che è il coordinatore della MSP, di Supera, nell'essere riuscito a creare un network ampio, importantissimo dentro contesti così complessi, e a creare, diciamo, un network con chi si occupava di vari pezzi già l'Ateneo. Ogni tanto vedrete passare persone qua perché, come dire, le case sono abitate. Sono certo. Abitate. Ci mancherebbe. Che squillano ovviamente qua. L'unica cosa è che per fortuna non passano i bambini. Ecco, il tema della conciliazione è stato, esatto. Come dire, vita-lavoro, a proposito per tutte le donne che lavorano, quindi compreso il mondo della ricerca, è un tema importantissimo. Quindi anche per questo abbiamo pensato a delle azioni specifiche che supportassero le colleghe in determinate fasi della loro vita professionale, personale. Per esempio nel GEP abbiamo immaginato che un'azione fosse dedicata proprio al supporto delle donne nello specifico, ma non solo, perché abbiamo aperto anche, che rientravano dopo fasi di congedo. Quindi dovevano essere presi in considerazione il carico di lavoro nei 12 mesi successivi, per esempio. Okay. Doveva diminuire il carico di lavoro laddove possibile, quindi se non nella didattica sarebbe dovuto diminuire il carico istituzionale e gestionale di varie okay. cose. Quindi alleggerire le colleghe che in qualche modo rientravano di congedo per varia natura, compresa ovviamente la maternità, e quindi allungare il periodo di alleggerimento, diciamo, di carico di lavoro. O per esempio rispetto al presente abbiamo cercato di implementare tutte quelle strutture a supporto, per esempio tutti quei servizi già esistenti in Unica a supporto della prima infanzia, supportare le colleghe con degli accordi fatti tra Ateneo, sempre servizi di supporto nel momento in cui le colleghe si devono spostare per ricerca scientifica, per conferenze, insomma tutta una serie di strumenti che potessero agevolare la partecipazione delle donne nella ricerca scientifica. Chiaramente altre azioni sono state proprio rivolte a un cambiamento istituzionale, come già diceva Luigi, quindi al cambiamento di alcuni regolamenti, per esempio sui concorsi delle colleghe che fanno parte del personale tecnico amministrativo, laddove ci sono meno vincoli, per esempio negli Atenei. I concorsi dei docenti, diciamo, sono vincolati anche al di fuori dell'Ateneo, anche i concorsi del personale tecnico amministrativo, dico, sono vincolati da leggi, ma
in qualche modo le commissioni possono essere formate tenendo conto di equilibri differenti e quindi di poteri decisionali anche in qualche modo che potessero rientrare nell'ambito del dominio femminile in questo senso. Per esempio abbiamo anche pensato che potessero essere calendarizzati gli impegni istituzionali, cioè i consigli di dipartimento, alcuni impegni che riguardano la vita di tutti, dovevano essere fissati in orari consoni a una conciliazione vita personale e vita professionale, così come la didattica o le ore della didattica dovevano tener conto anche di questi aspetti. Certo. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, più dimensioni attinenti all'orizzonte del presente. Per quanto riguarda il futuro, lì sono state messe in campo diverse azioni che riguardano la formazione delle studentesse, ma anche degli studenti, perché il cambiamento deve essere culturale, delle dottorande e dei dottorandi, degli assegniste e degli assegnisti, in un'ottica proprio di genere. In questo caso i percorsi formativi sono proprio dedicati a questo, è stata prevista anche, questo per noi era molto importante, l'istituzione di percorsi di mentoring femminile proprio per supportare le carriere femminili dentro l'università. Poi non so se Luigi, Esther, ma anche Paola, Alessandro vogliono aggiungere qualche cosa. Io ho riportato quelli che per me erano, certo, di questo progetto gli aspetti salienti. Devo anche dire che il gruppo, il core team di Unica ha discusso tantissimo su ogni singola azione, su come doveva essere posta, messa, che cosa ne... pesata, è stata pesata anche la virgola, perché doveva contemplare tutti quanti, al di là del fatto che fosse orientata alla costruzione di un'equità di genere. Ma il progetto per noi è inclusivo, anche se chiaramente è quella la spinta portante. Ma abbiamo cercato di tenere in considerazione tutte e tutti quando abbiamo pensato, certo, alla costruzione di questo oggetto. Posso fare una domanda? Sì, adesso infatti questa parte qua, diciamo che appunto riguardava proprio la costruzione del percorso che vi ha portato a questo piano di genere, è stata molto utile. Vi faccio una domanda proprio a Barbara su una delle ultime cose di cui hai parlato in merito ai percorsi di mentoring femminile proprio. E in che cosa consistevano? Se ci puoi dare qualche dettaglio in più su che tipo di azioni si trattava e con quale finalità? Cioè, immagino fossero appunto, come hai detto tu, per incentivare la presenza femminile in determinate aree, però come erano strutturati o comunque come ve li siete immaginati? Allora, noi stiamo adesso in una fase per cui noi il nostro GEP dobbiamo implementarlo, quindi quando noi abbiamo pensato dobbiamo renderlo effettivo, quindi adesso dobbiamo costruire anche questi percorsi. Quando l'abbiamo pensato, il percorso di mentoring era rivolto anche a personale già strutturato, pensavamo anche, okay, per esempio ai ricercatori, che sono alle ricercatrici, che sono all'inizio della carriera. In qualche modo noi sappiamo, perché in parte ci siamo già passate, che cosa potrebbe succedere, a cosa si potrebbe andare incontro, perché è necessario supportarle. Quello che ci ha spinto in questo ragionamento rispetto ai percorsi di carriera, soprattutto delle carriere femminili, cioè siamo state dentro un'ottica di empowerment. Cioè, in qualche modo, le nostre colleghe hanno bisogno di sentirsi dire anche da altre colleghe, ma anche da altri colleghi, che loro hanno una potenzialità che può essere espressa, al di là del fatto che potrebbero incontrare delle difficoltà, che esiste un certo tipo di cultura, ma che si sta lavorando sostanzialmente per andare oltre questa cultura, per andare avanti. Quindi diciamo che i percorsi di mentoring sono stati pensati al momento, ma non ancora strutturati, non siamo in quella fase ancora avanzata, questo è quello, okay, che ci toccherà da adesso in poi, proprio in un'ottica di empowerment delle colleghe.
Perfetto. Ma professor, voglio aggiungere qualche cosa? Anche lei era lì, così come Luigi, ma di questo ne abbiamo discusso tanto. Approfonditamente. Diciamo che l'idea è quella che comunque abbia interesse all'interno dell'Accademia, ma anche esperti esterni, e mette a disposizione il progetto, che è un progetto di Ateneo, nel senso che appunto riguarda chiunque a fare da una parte o dall'altra delle cattedre, diciamo così, delle facoltà, con il benessere, che significa chiaramente tutela appunto questi tipi di argomenti all'interno dell'ambito di lavoro. Anche il metodo ha questa dimensione, diciamo così, di supporto. Aspetta, Esther, ti sento un po' metallica. Ah. Okay. Adesso? No, volevo solo chiudere dicendo che è una strategia di divisione di expertise all'interno della nostra Accademia. Ok. Sì. Ti abbiamo un po' persa, forse è una connessione che non funziona benissimo. Ok, perfetto. E, ok, allora a questo punto direi che dopo questa prima parte, diciamo, dedicata appunto al percorso fatto per costruire il gender gap, andiamo a parlare di una gender equality plan. Ho avuto un lapsus. E andiamo a parlare di una parte che è molto interessante, che sicuramente anche questa poco conosciuta, ma soprattutto a cui spesso forse non si dà tanto peso, che è quella appunto della comunicazione gender sensitive. Questo è importante anche perché spesso sui social media in particolare si sente parlare tantissimo di appunto genere, di questioni legate al genere, ma poi la comunicazione stessa che si fa per parlare di queste tematiche può non essere attenta, oppure può non essere costruita in maniera abbastanza focalizzata o comprensiva di tutti quelli che sono gli aspetti invece importanti per parlare correttamente di questioni legate al genere, in particolare quando si ha a che fare con una mole di dati o comunque un progetto importante come questo che state appunto trattando voi. Quindi per andare a sviscerare questo aspetto della comunicazione gender sensitive abbiamo anche qui una parte del team che ci parlerà di aspetti differenti, mostrandoci anche qualcuna delle grafiche bellissime che sono state concepite proprio per questo progetto. E quindi io in questo senso do la parola a Alessandro Lovari, direi che la pronuncia giusta è quella. E ci facciamo raccontare un po' da lui, appunto qual è stato anche il ruolo dell'Università di Cagliari all'interno di questo consorzio Supera proprio per quanto riguarda la comunicazione. Quindi a te la parola. Nicole, ti ringrazio. Io, diciamo, dal punto di vista dei turni anche delle responsabilità, darei la parola a Paola, visto che ci siamo, che Paola, io sono arrivato dopo nel progetto, come diceva Luigi, il team è stato creato in maniera integrata, io sono una... Va bene, partiamo da Paola. Per cui preferirei dare la parola a Paola e poi ritorno a approfondire. Perfetto, le cose. Vai Paola. Regalo graditissimo questo scorso. Allora, noi come gruppo dell'Università di Cagliari ci siamo interessati alla comunicazione gender sensitive per un motivo fondamentale. In ogni progetto europeo ciascuno dei partner ha un ruolo, per cui noi nell'ambito di Supera non dobbiamo solamente progettare e implementare il Gender Equality Plan, ma dobbiamo anche fare qualcosa affinché il progetto vada avanti. Nel nostro caso noi siamo responsabili di tutto il work package che si occupa di comunicazione e di valorizzazione dei risultati delle attività. In qualsiasi tipo di progetto, questo è molto importante per la Commissione europea, comunicare quello che stai facendo è sempre più importante, ma nei progetti che si occupano di cambiamento istituzionale, di cambiamento culturale come Supera e in generale in tutti i progetti che riflettono sul ruolo responsabile dell'innovazione e della ricerca, la comunicazione è proprio un pilastro portante. Dimostrazione ne è il fatto che tante azioni dei Gender Equality Plan di ciascun partner riguardano proprio azioni di comunicazione, campagne, formazione, sensibilizzazione
ad aspetti che riguardano la comunicazione. Il prodotto tangibile più importante sinora che il nostro gruppo ha realizzato è nato durante il lockdown, in alcuni mesi di lavoro intensissimo ma molto appassionante, e sono delle linee guida per la comunicazione gender sensitive negli enti di ricerca. Sono delle linee guida che nascono da un lavoro di studio molto approfondito e che nella nostra intenzione potranno essere sperimentate non solamente dai partner del progetto, ma da qualunque ente voglia cimentarsi in questa sfida, perché sono poi distribuite con licenze Creative Commons e sono a disposizione. Quando abbiamo iniziato a interrogarci su qual era il proposito, lo scopo di queste linee guida, abbiamo capito che non potevano essere rivolte solamente a chi negli enti di ricerca si occupano di comunicazione in maniera professionale. Ovviamente queste linee guida sono rivolte a queste persone, quindi ai content manager, quindi agli addetti stampa, ai copywriter, a chi si occupa di grafica. Ma la comunicazione in tutte le organizzazioni complesse, e in particolare nelle università, è una competenza così diffusa che parlare solamente ai professionisti sarebbe stato veramente troppo limitante. Quando vivi l'università da persona che studia, da persona che ci lavora, da persona che fa ricerca, comunichi ogni giorno durante le tue lezioni, nei rapporti interpersonali, quando sei in un laboratorio, quando valorizzi, perché lo devi fare, perché è tra i tuoi compiti istituzionali, quando valorizzi il risultato della tua ricerca, quando fai il cosiddetto public engagement, quindi coinvolgi la cittadinanza nei temi e nelle priorità che poi orientano il tuo agire e le tue scelte. Tutto questo naturalmente è comunicare. Noi sapevamo che questo era il nostro panorama molto composito e molto diverso, e sapevamo d'altra parte che le competenze in tema di parità di genere e di comunicazione gender sensitive sono davvero poco diffuse, quindi avevamo davanti un obiettivo molto molto vasto. Abbiamo cercato di essere più concreti possibile, di cercare esempi che potessero avvicinarsi alla pratica quotidiana di un ente che fa ricerca o di un ente che finanzia la ricerca, perché attenzione, questo è un aspetto altrettanto importante. Certo. Se tu comunichi nel momento in cui hai un budget che devi destinare a dei bandi che finanziano la ricerca e lo fai in maniera non inclusiva, stai discriminando e stai facendo delle scelte o delle omissioni che hanno delle conseguenze importanti, che vogliamo cercare di contrastare. Al di là di questo, per noi parlare di comunicazione gender sensitive significava e significa anche cercare di attaccare, cercare di indirizzare un po' quelle dinamiche di potere che conosciamo e che spesso passano attraverso la comunicazione, il modo in cui ci si rivolge al proprio gruppo dentro un team, il modo in cui la comunicazione esprime dei rapporti gerarchici che hanno anche una componente talvolta, o possono avere una componente di sessismo in essi. Il modo in cui il cerimoniale, in cui il protocollo, in cui anche i simboli della tradizione, dato che le università spesso sono enti antichi che hanno anche un portato storico importante. Siamo andati a mettere in discussione un po' tutto. E abbiamo trovato una marea di spunti. Ora, chiaramente il nostro scopo non è convertire le masse, né tantomeno salire sul piedistallo e dire ok, state sbagliando tutti quanti, così non va bene. Per noi è molto importante stimolare la curiosità e far partire un processo, perché siamo sicuri che l'effetto di contagio positivo poi avviene, e in ogni caso un cambiamento parziale è già per noi un grandissimo risultato. Allora, la prima riflessione, diciamo, che abbiamo condotto è stata naturalmente quella sulla stereotipia di genere e sull'omissione, quindi sulla visibilità. Per quanto riguarda la stereotipia, la cosa più importante, parlando appunto di persone che nella loro vita quotidiana non si occupano di questioni di genere, è convincere l'individuo che lo stereotipo esiste, che fa parte del normale produrre contenuti e produrre comunicazione, e che è importantissimo imparare a riconoscerlo. Qua chiaramente le resistenze sono al massimo livello, perché nessuno
guardandosi allo specchio ritiene di esprimere un portato stereotipico di genere. Quindi gli esempi e l'accompagnamento, ad esempio il far capire che nell'ambito di una news che viene scritta per il sito, introdurre elementi che fanno colore relativi alla vita familiare di una persona, che tipicamente poi di solito è una donna, non solo non è utile, ma fa anche male, perché determinate domande, se le fai solamente alle colleghe donne, stanno rinforzando uno stereotipo. È un processo molto lungo, appunto, fatto anche di tanti esempi che bisogna dare. Per quanto riguarda invece l'aspetto della visibilità / omissioni, abbiamo l'ardire di pensare che il compito sia un po' più semplice, perché abbiamo capito, sperimentandolo su noi stessi, che semplicemente contando il numero di donne, uomini, persone non binarie, ma anche di persone di etnia diversa da quella che per noi è normale, persone con diverse abilità che appaiono, ad esempio, su un sito web, ad esempio su un canale di comunicazione scritta o visuale, come può essere un sito o i social, già emerge la disparità, spesso importante nei numeri, e questo è uno strumento di persuasione molto più forte di qualsiasi chiacchiera che si può fare intorno al fatto che è importante che tutti siano visibili. L'altro elemento più complesso che abbiamo voluto introdurre è che le persone devono essere tutte visibili, non solamente come rappresentanti eventualmente di una minoranza, quindi non è sufficiente che io abbia tante persone non binarie o tante persone esponenti della comunità LGBT nel giorno in cui si celebra la festa dell'inclusione, sto sparando, insomma. Oppure non basta che sul sito di Ateneo venga rappresentata una disabilità il giorno in cui si promuove un'iniziativa di questo tipo. Quindi, parimenti, è normale che ci siano tante donne nelle news quando si parla di donne nella scienza o l'8 marzo, ma noi non vogliamo solo questo, non ci accontentiamo, vogliamo che in tutti i giorni tutte le persone che rappresentano la normalità della vita di una comunità accademica siano visibili nel raccontare quello che fanno normalmente, non solo quello che sono. Abbiamo poi fatto una riflessione che va ad analizzare dal punto di vista dell'inclusività diversi strumenti o canali di comunicazione. Il primo è stato quello del linguaggio. Ora, senza addentrarci in tante discussioni che sono fortunatamente molto, molto attuali e molto, molto dibattute sulla declinazione al femminile, sul femminile dei ruoli di prestigio, do solo due note. Una è che chiaramente fare un discorso di questo tipo in prospettiva internazionale, quindi affrontando lingue che si comportano in maniera diversa, chiaramente devi trovare delle invarianti o comunque delle regole un po' generali. L'altra è quella che abbiamo cercato intanto di vedere cosa esisteva già. Abbiamo trovato che tantissime università già hanno prodotto delle linee guida in questo senso e tante cercano di utilizzarle. Non ci siamo fermati agli aspetti grammaticali, declinazione, che sono la base, sono ovviamente importantissimi, ma abbiamo cercato di riflettere anche sull'utilizzo di aggettivi, di espressioni, di locuzioni che possono risultare, in inglese, patronizing, un po' ti mettono al tuo posto, sembrano dei vesseggiativi, sembrano esprimere simpatia, ma in realtà esprimono dei rapporti di potere che spesso hanno anche del sessismo alle spalle. Un aspetto per noi fondamentale è quello non solo del linguaggio amministrativo, ma all'interno del linguaggio amministrativo, quello del modo in cui vengono scritti i bandi e le notizie che riguardano la pubblicizzazione di bandi e di opportunità di carriera, perché chiaramente far sentire tutti e tutte incoraggiati a partecipare è un gesto che ha anche qui una conseguenza molto importante. Se invece io faccio il contrario, quindi parlo sempre al maschile quando pubblicizzo un'opportunità di carriera, questo non è sempre incoraggiante, è una cosa che può apparire la normalità, in realtà può essere migliorata e resa esplicitamente più inclusiva.
Io continuo, Ale non mi interrompe, io vado avanti. Se vuoi entro io su altri aspetti, Paola, vai, dai. Vai, vai, interrompimi. No, okay. Dicevo, come diceva Paola, per andare anche a vedere un po' alcuni degli aspetti che sono stati empiricamente riportati in queste guidelines, diciamo, sono due gli elementi secondo noi innovativi. Il primo, per riprendere quello che diceva Paola, è che la comunicazione da un lato è una competenza specialistica professionale all'interno delle organizzazioni universitarie e dei centri di ricerca, dall'altro c'è una sensibilità comunicativa e noi stiamo lavorando proprio in questo senso, anche in un'ottica di genere, proprio per rendere tutti consapevoli che ogni atto comunicativo ha un effetto e che non si può non comunicare, per ricitare i classici della pragmatica della comunicazione. Esatto. L'altro elemento nuovo è quello di una sistematizzazione di ambiti comunicativi nei quali è possibile lavorare per ridurre le gender inequality e per cercare di lavorare in un bilanciamento di genere. Queste cinque aree, una l'ha già nominata Paola, ma anche le altre, così per sistematizzarle anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sono il linguaggio, la parte visual, quindi tutta la parte che riguarda la grafica, le infografiche, tutti aspetti quindi che possono essere sia nella comunicazione tradizionale che digitale, gli eventi, di cui parlava Paola nella scelta ad esempio dei panel, di chi deve intervenire a un convegno, eccetera, nella parte digital che contiene sia il sito istituzionale che le piattaforme digital e di messaggistica istantanea, che la parte di media relation. Per soffermarci su quest'ultimo aspetto, chiaramente la parte di media relation è una parte più legata chiaramente alla competenza specialistica professionale, in quanto presuppone una relazione con gli organi di informazione come la stampa, la radio o la televisione. È evidente che nelle nostre guidelines abbiamo cercato di comprendere quali sono i meccanismi attraverso il quale i media rappresentano le università, i ricercatori e le ricercatrici. Abbiamo notato, riportando anche molta letteratura, che in genere le ricercatrici donne sono scarsamente visibili all'interno dei media, oppure il loro ruolo non viene pienamente riconosciuto dagli organi di stampa, oppure rappresentato in modo distorto nelle tematizzazioni mediatiche. Basti pensare al recente caso del Covid-19, alle ricercatrici dello Spallanzani, tanto per fare un esempio, diciamo così, mediaticamente rilevante a livello nazionale. Allora noi, per farvi capire anche come abbiamo lavorato, abbiamo dato anche delle indicazioni di tipo prescrittivo, comunque dei consigli su come analizzare eventuali, diciamo, gender imbalance nella comunicazione degli atenei, ma anche una checklist che in qualche maniera aiutasse a capire se stiamo andando sulla strada giusta per rispettare invece un equality. Ad esempio, nella dimensione delle media relation abbiamo evidenziato come siano due gli aspetti da considerare, un aspetto quantitativo e un aspetto qualitativo. L'aspetto quantitativo, ad esempio, è avere un bilanciamento, un'equa proporzione tra il numero di uomini e di donne nei comunicati stampa, nelle newsletter che in genere sono curate dagli uffici stampa, oppure nell'organizzazione degli ospiti da chiamare per una conferenza stampa dal lato ateneo e del centro di ricerca. In questo senso una nostra indicazione è quella di compilare un registro, di contare le presenze, di avere quindi un monitoraggio che consenta di non avere degli sbilanciamenti anche rispetto quindi a rappresentare le diverse voci dell'ateneo. Dal punto di vista qualitativo significa lavorare sul linguaggio, ad esempio cercando nei comunicati stampa, nelle press release, di non reiterare stereotipi, espressioni tipo paternalistiche nella scrittura, usare un tono che sia il più possibile gender sensitive, ma anche favorire la presenza delle ricercatrici donne di tutte le età, perché spesso anche in questo caso, come diceva Paola, ci sono degli sbilanciamenti di potere anche relativamente a team composti di solo donne, oppure evitare dimensionare lo stato civile o l'obbligo di cura della famiglia qualora si parli delle donne. Un altro ambito, e poi passo la parola a Manuela su questo aspetto, perché ci ha lavorato anche lei in maniera puntuale, che mi preme diciamo evidenziare per la novità, è quello dei social media. Noi nel documento, come dicevi tu Nicole, abbiamo messo in evidenza come i social media non siano solamente dei canali per trasferire informazioni, ma oggi siano dei veri e propri ambienti comunicativi in cui si ridefiniscono delle pratiche relazionali e comunicative tra i diversi soggetti che girano intorno a un ateneo, a un centro di ricerca. Sono ambienti in cui si ibridano e si mescolano la nostra comunicazione interpersonale, la comunicazione dell'ateneo, quello che scrivono i media e quello che scrivono i pubblici dal basso. E quindi è difficile abitare con competenza
e consapevolezza a queste piattaforme. In questo senso la nostra guidelines invece vuole dare delle indicazioni proprio per rendersi conto di come queste piattaforme non siano neutre anche rispetto alla dimensione di genere e di come sia importante non reiterare alcuni stereotipi o alcune, diciamo così, narrazioni che poi hanno attraverso i social media la capacità di essere, di andare al di là della piattaforma. Chiudo, io insegno sociologia della comunicazione, quindi è un aspetto di cui parliamo sempre con gli studenti e le studentesse a lezione. Social media hanno alcune proprietà che le rendono particolari e diverse rispetto agli altri mezzi e che hanno un impatto anche sulla dimensione di genere. La prima è quella della visibilità, un'immagine stereotipata ha la possibilità di essere vista dagli utenti che la seguono, che seguono quella pagina, ma anche da mass media che oggi sempre più prendono quelle trattazioni, diciamo, sui social per farle diventare notizia. Oppure la persistenza di un'immagine discriminatoria, di un audio, di un video, di un qualcosa che rimane negli ambienti digitali. E questo si lega anche a una terza proprietà, che è quella della ricercabilità, no? Attraverso i motori di ricerca interna, alcune comunicazioni discriminatorie o non, diciamo così, bilanciate dal punto di vista di genere, hanno la possibilità di ledere la reputazione di un'istituzione, di un'università, così come invece usate in maniera corretta hanno la possibilità di trasmettere un modo di comunicare corretto, inclusivo e bilanciato sul genere. Sulla parte dei social media, che è una grande sfida sulla comunicazione, se sei d'accordo Nicole darei la parola a Manuela che magari ci racconta anche un po' di alcune iniziative che abbiamo fatto in questi mesi anche relativamente a alcune campagne. Va benissimo, assolutamente, anzi molto interessante sia il tuo intervento e vediamo appunto cosa ci racconta Manuela sui social media. Vai pure. Grazie Nicole, innanzitutto salve a tutti e a tutte. Abbiamo parlato tanto di linee guida e io vi parlerò della nostra presenza sui social, chiaramente è una presenza che non è casuale. Siamo presenti su tutti e tre i canali social principali, quindi Twitter, Facebook e Instagram, e prima di essere presenti, sappiamo che essere presenti non è tutto, comunque non è abbastanza, abbiamo fatto un lungo percorso di studio e analisi delle piattaforme, per cui abbiamo analizzato i loro strumenti, i loro target, tutto ciò che in qualche modo poteva tornarci utile o poteva ostacolarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi, nella trasmissione delle nostre informazioni, ciò che volevamo in qualche modo veicolare, ma soprattutto dei nostri valori. Per noi essere sui social è fondamentale, ciò che ci interessa principalmente, al di là del magari puntare i riflettori su alcune tematiche, è anche dar modo di comprendere come dare luce a certe tematiche, come dicevi un po' tu Nicole e anche Alessandro. Ora introduco un termine, lo spiego un attimo giusto perché probabilmente uscirà più volte e magari non si capisce, advocacy, nel senso di supportare attivamente una qualsiasi tematica di forte rilievo sociale al fine ultimo anche di provare a avviare un cambiamento. E per farlo si usano tutti gli strumenti comunicativi che possono essere adatti all'obiettivo. Ed è un po' anche quello che facciamo noi sui social. Per cui parto con Twitter perché è il nostro canale per eccellenza. È nato praticamente quando siamo nati noi e da subito, in maniera piuttosto graduale, abbiamo creato questa community di profili che sono tutti orientati bene o male verso le tematiche di genere, dell'uguaglianza e hanno anche dei focus specifici appunto sull'ambito di ricerca e l'ambito accademico. Fare advocacy su Twitter è relativamente semplice, mi sento di dire così perché in questo periodo di lavoro ci siamo resi conto che è un ambiente abitato da tantissime personalità, fonti molto differenti tra loro e soprattutto che danno contributi altrettanto differenziati, per cui ci saranno non solo attivisti in generale ma anche ricercatori, ricercatrici, professori e professoresse, istituzioni, enti di ricerca, qualsiasi cosa, per rendere l'idea appunto di quanto possa essere impattante un social come Twitter ai fini della diffusione, diciamo, di questi valori. Vi chiedo anche solo di cercare su Twitter l'hashtag Gender Equality, è un hashtag particolarmente attivo, ogni minuto trovate contributi di ogni tipo, contenuti sempre diversi e soprattutto che si legano ad aspetti molto diversi tra loro,
per cui magari cercate quest'hashtag e trovate altre tematiche che non state neanche considerando, che comunque sembrano non essere attuali, ma in realtà se ne dibatte in tutto il mondo praticamente, che possono essere i temi sui diritti LGBT, correlati sempre appunto all'uguaglianza di genere, o anche i temi sulla body positivity, con focus specifici magari anche sugli aspetti, sulla stereotipia rispetto all'aspetto estetico delle scienziate, che è uno degli argomenti più attuali a riguardo. Per quanto riguarda invece Facebook e Instagram, mi sento di dire che, diciamo, il discorso è un po' differente. Nel corso del nostro lavoro ci siamo accorti che molte istituzioni di ricerca, ma in generale anche progetti europei, scelgono di non essere su Facebook perché viene considerato non propriamente adatto, anche in termini di target. Sicuramente gli strumenti che mette a disposizione Facebook sono molto differenti da Twitter e limitano un po' la nostra azione comunicativa, anche in termini di copertura di post, anche solo per l'apertura di un dibattito. Ci sono gli hashtag, ma non funzionano esattamente come funzionano su Twitter o Instagram, qui anche solo la viralità dei contenuti è differente, è molto più lenta. Noi abbiamo scelto di esserci perché riteniamo di poter raggiungere una porzione di target che rientra a pieno titolo tra i nostri obiettivi, quindi abbiamo scelto di includere Facebook, non l'ho detto ma ci siamo anche da relativamente poco, siamo iscritti a maggio, e abbiamo deciso di allineare la comunicazione tra i canali. E infine vi parlo di Instagram, che è una sorta di via di mezzo, perché ci sono anche gli hashtag, ma ci sono altri strumenti tra cui le stories, che consentono di fare dibattito o comunque aprire discussioni sul tema. Come sapete è un social visuale, quindi pone tutta l'attenzione sulla parte grafica del contenuto, che merita un'elaborazione a parte, diciamo, per l'attenzione che necessita. E questo per dirvi anche che siamo su Instagram perché è funzionale al fine di raggiungere un'altra porzione di target che magari non riscontriamo sugli altri canali, per esempio quello giovane che magari si sta affacciando ora al mondo accademico o comunque curioso riguardo questi temi, o magari semplicemente cerca anche un riscontro rispetto alle proprie esperienze di vita personali. E quindi sicuramente gli strumenti di Instagram sono ottimi per fare advocacy su questi temi, ma anche per creare una community a riguardo. L'esempio, diciamo, emblematico di come fare advocacy su questi temi, ma anche attivismo in realtà, è per esempio il Black Lives Matter. Tutto ciò che è successo su Instagram di recente, addirittura è stato fatto un flash mob, quindi se è possibile fare advocacy tramite Instagram con un pubblico relativamente giovane, assolutamente sì. Chiaramente parliamo di comunicazione gender sensitive, che va adattata anche alle logiche dei canali, e quindi ci adattiamo anche a quelle che sono le caratteristiche di questi canali, per esempio per Instagram l'importanza, il focus sulla parte visuale, per Twitter il concetto dell'istantaneità, magari per esempio su un tema che è super attuale e dobbiamo subito allinearci, la brevità anche del testo, insomma tutte queste dinamiche. E per mettere insieme tutte queste cose vi parlo giusto per aprire anche le porte al discorso di Giorgia, che sarà sulla parte grafica, dell'ultima campagna social che abbiamo fatto, che si chiama Gender and Impact, che parla appunto degli impatti di genere del Covid-19 sul mondo della ricerca in senso ampio. Come vi dicevo prima, non si tratta solo di essere presente sui social o solo di pubblicare, c'è un lungo lavoro di analisi e di studio dietro, per cui scegliamo questo argomento perché è molto attuale, ma lo scegliamo anche perché vediamo avere un sacco di sfaccettature differenti, sempre sullo stesso ambito che è quello di cui noi ci occupiamo. Per cui, oltre a raccimolare dati, leggere tantissimo, sia magari a livello di notizie sui media, ma anche e soprattutto andando su Twitter. Twitter è fondamentale anche in questa chiave. Su questi argomenti Twitter può essere utilizzato come un termometro. Cioè, si capisce in che termini si parla di un determinato problema, quanto è percepito, da chi è percepito, quali sono le domande che i profili e comunque le organizzazioni / individui si pongono. Dopo tutto questo lavoro è partita la realizzazione della campagna, per cui non si può improvvisare una comunicazione di questo tipo, proprio perché necessita di una base solida che è fatta anche di studio. Come diceva prima Paola, gli stereotipi sono radicati nella società e purtroppo ci inciampiamo piuttosto facilmente,
e i social sono delle vetrine, per cui non si può pensare di improvvisare e fare una campagna e buttiamo giù tutto e quello che esce, esce, assolutamente no, c'è una responsabilità. Per cui, soprattutto per questa campagna, dopo aver analizzato tutti questi aspetti, poi siamo passati alla parte della realizzazione grafica. Chiaramente penso si sia capito, comunicazione gender sensitive in senso molto ampio, quindi la parte grafica, ma per esempio anche a livello testuale, anche le emoji che di solito si dimenticano tutte, ma tutti i canali social stanno facendo di tutto per renderle più inclusive possibile, per cui utilizziamole perché meritano e giustamente devono essere utilizzate, soprattutto quando parliamo di questi argomenti. Per quanto riguarda la parte visual, io su questa campagna che abbiamo fatto vorrei solo dirvi che abbiamo prestato attenzione a tantissimi elementi, giusto proprio per cercare di non imbatterci in stereotipi di alcun tipo, che sono sempre dietro l'angolo, per cui la scelta dei colori, l'accostamento degli oggetti nell'immagine, la presenza equilibrata in termini quantitativi di un ricercatore e di una ricercatrice, la diversità dei soggetti rappresentati, sono tutti elementi che rientrano a pieno titolo nel nostro studio e che rispettano e si mettono in linea con la nostra comunicazione sui social media su questo tema. Però la parte grafica la lascio a Giorgia, che vi farà rendere conto di quanto è complicato il processo di creazione di una grafica per questo. Ok, intanto ringrazio chi ci sta facendo domande e vi avviso che risponderemo appunto una volta terminata la presentazione appunto sulla grafica per raccogliere diciamo più possibile anche altre domande e poi lasceremo la parola ai relatori per rispondere. Intanto appunto vediamo che cosa ci presenta Giorgia, che appunto dovrà condividere, credo, anche... Buonasera a tutti e a tutte. Sì, condivido lo schermo così vi mostro un po' il lavoro che stiamo facendo. Ok. Ok, allora, lo aggiungo. Ci siamo. Perfetto. Tra l'altro avete scelto un colore per il vostro logo che è praticamente il mio preferito e devo dire che sono rimasta innamorata da subito, quindi complimenti veramente perché è stata una delle cose che proprio ha rapito la mia attenzione quando vi ho visto su Instagram la prima volta, quindi insomma complimenti. Sì. Mi sentite? Io ora vedo solo la grafica, quindi non vi vedo più, è successo questo. Sono Giorgia Cadeddu, sono borsista di ricerca presso il progetto Supera e appunto mi occupo della parte visuale, quindi tutto ciò che concerne grafica e illustrazioni. Il logo, il nostro simbolo, è stato progettato dal designer Stefano Asili, quindi ci tenevo a spendere due parole sull'immagine coordinata del progetto. È un simbolo che racconta tanto, quindi è più di un logo, perché all'interno troviamo degli elementi conosciuti, ma altri totalmente nuovi, e nelle sue forme molto sinuose e morbide c'è proprio un'apertura all'inclusione, un'apertura verso l'esterno, essendo questo un progetto internazionale e allo stesso tempo un centro come base, appunto, una base comune di uguaglianza e rispetto. La palette dei colori scelta da Stefano Asili è totalmente variegata e neutrale, come parlava prima Manuela, rispetto all'utilizzo del colore, è stata pensata proprio per essere il più inclusiva possibile. Il mio lavoro all'interno del progetto, diciamo che è iniziato proprio in realtà da queste illustrazioni che adesso vi mostrerò, che sono particolarmente abbozzate, ed è stato quasi nel disegnare un entrare all'interno di un mondo, di un immaginario totalmente da riillustrare. È un immaginario fatto da personaggi che gravitano all'interno di queste strutture ingigantite che fanno parte del mondo della ricerca, tanti personaggi diversi che andassero anche oltre la binarietà, ma che includessero all'interno di questo mondo un po' tutti e tutte, in maniera tale che tutti si potessero riconoscersi.
scusate, le mie proprietà di linguaggio sono inversamente proporzionali a quelle grafiche, più o meno. Proseguendo un po' con la ricerca visuale, ma già dalla stesura delle linee guida gender sensitive, c'è stata proprio un'evoluzione di queste grafiche e di queste illustrazioni. I personaggi hanno iniziato a prendere dei connotati specifici, quindi siamo passati da delle bozze a diversificare tutti, sia per età, per ruolo all'interno dell'Accademia e per appartenenza geografica, religiosa, velleità. All'interno poi delle guide ho sviluppato altre illustrazioni. Questa in particolare illustra la media relation, quindi l'importanza di inserire nei panel la figura femminile. Ho iniziato ad illustrare un po' il mondo universitario un po' dall'esterno, qua siamo col tempo entrati dentro quei laboratori, dentro quelle strutture universitarie. Vi mostro poi altri esempi che sono poi riportati all'interno delle linee guida gender sensitive, dove appunto abbiamo studiato, anche partendo dallo studio dell'immaginario attualmente esistente, quindi anche a livello fotografico e grafico, di tutto ciò che cerchiamo di trasformare. Quindi all'interno della guida ci sono illustrazioni dove abbiamo una presenza maschile preponderante, e poi il consiglio di creare sempre un'inclusività. Stessa cosa per quanto riguarda le interfacce dei siti web. Queste due illustrazioni apparentemente possono essere molto simili, in realtà c'è una leggera differenza che può ingannare, quindi spesso ci si inganna. Non è di certo inserendo due figure femminili in un ambiente, in questo caso bibliotecario, che si risolve il problema. In questo caso abbiamo i tre ragazzi che sono intenti a studiare e due ragazze in piedi che chiacchierano. Una soluzione potrebbe essere questa. Insomma, nelle illustrazioni che porto avanti, pesiamo veramente ogni elemento grafico, personaggio all'interno dell'immaginario. Stessa cosa per quanto riguarda le infografiche. Le infografiche sono praticamente delle stesure di dati complessi in una maniera sintetica, graficamente sintetica. Solitamente quando parliamo appunto di genere maschile e femminile si fa sempre riferimento alla classica iconografia dell'omino e della donnina con i relativi colori d'appartenenza. Ciò che, di cui si parla nelle linee guida è cambiare, provare a trovare nuove soluzioni, nuove simbologie o anche simbologie conosciute, colori più neutri, quindi questo per creare questo nuovo immaginario. Un altro punto chiave della ricerca visuale sono anche le metafore. Spesso, anche per trattare temi complicati, delicati, ricorriamo a delle metafore. In questo caso la lente di ingrandimento, sempre presa da quell'immaginario accademico di ricerca, che individua questi piccoli batteri che in realtà rappresentano gli abusi, le molestie all'interno dell'ambiente accademico. Quindi una lente che individua, riconosce, e quindi ci si auspica che vengano superati questi abusi. Oppure un'altra metafora, diversi occhiali che rappresentano poi
i diversi punti di vista, in questo caso occhiali senza volti dietro, quindi non riconducibili ad un genere particolare o una persona particolare. Diversi occhiali che rappresentano quanto sia importante la diversità dei punti di vista all'interno della ricerca, perché aiutano ad arricchire la ricerca stessa. Ricollegandomi poi, Emanuele ha chiuso parlando appunto della campagna Gendered Impact che abbiamo fatto durante il lockdown, e qua, e ricollegandomi a una frase che ha detto Barbara su pesare le parole su ogni virgola, facciamo lo stesso pesando le immagini, quindi per ogni panel di queste grafiche abbiamo giorno per giorno pesato tutto. siamo partiti proprio da un classicone che ormai farà parte delle nostre case. Anche in questo momento siamo così, connessi con le cuffie. Esattamente. Una campagna dove abbiamo affrontato, vi mostrerò solo alcune grafiche realizzate per questa campagna, dove abbiamo affrontato appunto la complessità del ritrovarsi da un momento all'altro chiusi in casa e dover appunto gestire una montagna, in questo caso una montagna visuale, ma una vera e propria montagna di impegni, e conciliare il lavoro con le faccende domestiche, i figli, la ricerca, comunque portate a casa, incastrare un po' di tempo libero. Ogni immagine che fa parte di questa campagna è stata pensata nel dettaglio. Quest'altra illustrazione ci racconta un po' quanto sia stato anche difficile conciliare la stesura di articoli scientifici della ricerca durante il lockdown, quando all'interno dell'ambiente domestico c'erano varie distrazioni. E l'ultima immagine che fa parte poi della campagna, e qua ci tengo anche a parlare del messaggio positivo, quindi non solo spesso metaforico, ma anche positivo, quindi evitiamo sempre di riprendere un immaginario che viene spesso utilizzato nei casi di abuso o di molestia. E purtroppo tra le tante cose, tra sovraccarico di lavoro, la conciliazione, i meeting online, ci sono stati tanti casi di molestie domestiche, e in quest'ultima grafica volevamo dare semplicemente un messaggio positivo di empatia e vicinanza. Per chiudere, penso di essermi dimenticata qualcosa, però riprendo. Volevo chiudere con questa immagine che ci sono un po' affezionata, che abbiamo fatto per la giornata dell'Europa, o qua anche per ricordarci di quanto il supporto dell'Unione Europea sia importante per progetti di questo tipo, sia per creare sempre di più un mondo inclusivo, universitario, accademico, e quanto l'Unione Europea supporti i progetti anche a livello economico per la stesura di piani di uguaglianza di genere. Non ho dimenticato niente, credo. Fra l'altro questa cosa... Tolgo la grafica perché non vi vedo più, quindi mi sento un po'... Ok. Dicevo, questa cosa che hai sottolineato proprio in maniera calzantissima, del fatto che è giusto, celebrare questo fatto che l'Europa veramente ci mette del suo, sia finanziariamente parlando, economicamente parlando, che appunto proprio con un pensiero dietro alle politiche che mette in atto, è importante proprio perché
Spesso quando si parla di gender gap nella scienza, nella ricerca, nelle istituzioni, sembra sempre a livello un po' popolare che la politica non stia facendo nulla, che non si stia facendo nulla, che questi temi non siano importanti. Quando invece vediamo che appunto, se non magari singolarmente nei singoli stati dove ci possono essere differenze a livello culturale, vediamo che a livello centrale e in una situazione in cui abbiamo la fortuna di avere l'Unione Europea, che è veramente un organo importantissimo, vediamo che le azioni intraprese invece sono consistenti e soprattutto sono sempre di più, perché comunque come sottolineava prima appunto anche Luigi, ma come c'è modo di vedere, i progetti che si occupano di questo tipo di temi sono sempre più numerosi. Questo è un bellissimo segnale, perché vuol dire che la politica invece è interessata e sta andando in una direzione ben precisa. E appunto, come diceva sempre Luigi, cioè, insomma, quando si parla di numeri non si danno numeri a caso, cioè bisogna arrivare poi ad un certo risultato e lì si arriva. Quindi questo è molto interessante e veramente complimenti anche per le grafiche, perché sono davvero, davvero belle. E, allora, io ne approfitterei per far vedere qualcuna delle domande e dei commenti che sono stati fatti da chi ci segue in chat, in live su Facebook. In particolare vi fanno i complimenti appunto per la visual identity che avete creato, che è molto bella, e vi riporto le due domande in particolare che sono state fatte. Parto da quella di Pier Domenico, che adesso metto, vi coprirò forse perché la domanda è abbastanza lunga, quindi la metto in sovraimpressione, spero, adesso vediamo se riesco magari a cambiare la visualizzazione, ecco, forse così un pochino meglio. Allora, Pier Domenico ci chiede se la vostra opinione sull'opportunità di estendere azioni e linee guida per la gender equality oltre agli enti di ricerca anche nelle imprese e in particolare nelle startup. Chi vuole rispondere di voi? Chi si lancia in questa, nella risposta a questa bella domanda? Grazie Pier Domenico, fra l'altro, per la domanda che ci hai posto. Se vuoi posso rispondere io. Prego. Allora, con la domanda così magari riusciamo a vederti. Ok. Ma io all'inizio, quando citavo il fatto che nel prossimo programma quadro la Comunità Europea chiederà a chi vuole soldi dalla Comunità Europea di avere un gender equality plan, non mi limitavo alle università e agli enti che finanziano ricerca. Quella disposizione varrà per tutti, quindi varrà per tutti quelli che accedono a fondi europei. Tenete conto che uno dice, vabbè, ma magari una startup non ha voglia di lanciarsi su un progetto europeo, diciamo, delle dimensioni, dei grandi progetti europei. Ma voi sapete che quasi tutti i finanziamenti che sono a disposizione, anche quelli regionali, alla fine hanno come origine quelli della Comunità Europea. Quindi se una cosa arriva, se un vincolo c'è sul fondo europeo, poi questo vincolo è anche all'ente che localmente vi dà i soldi. Quindi io penso che, ovviamente io sono assolutamente d'accordo rispetto alla domanda. La domanda è, lo ritenete opportuno? Certo che lo ritengo opportuno, ma io vado oltre. Dico che secondo me le aziende si dovranno diciamo, dotare di questo tipo di strumenti, e quindi ne vedremo anche delle belle, perché io so che a volte in alcuni contesti, insomma, non si guarda orario, la vita familiare viene distrutta da orari assurdi, e, insomma, ho dei casi anche, insomma, che conosco molto bene, quindi secondo me avrà un effetto molto importante ed è uno strumento che, insomma, che comunque dovranno avere tutte le aziende. Se posso, prego. Nicole, per rispondere, per integrare quello che diceva Luigi, ma in realtà alcune grandi multinazionali si stanno già muovendo da questo punto di vista, mm-hmm. cioè della gender equality o del cosiddetto diversity management, quindi dell'inclusione dei diversi soggetti anche dal punto di vista della comunicazione. Ci sono alcuni casi, ora qui non è il caso, insomma, scusate la ripetizione,
di fare i nomi, però diciamo sta aumentando la sensibilità dal lato delle grandi imprese e delle multinazionali, soprattutto perché operano in alcuni paesi dove c'è anche una situazione politica particolare per cui occorre prendere certi tipi di decisioni. Penso che sia però importante che questo aspetto permei e filtri anche nelle piccole e medie imprese, in realtà diciamo che sono più vicine a quelle che sono diciamo il tessuto delle imprese del nostro territorio italiano e anche alle start-up, come diceva Luigi. Su questo, insomma, diciamo così, ci sono molti casi positivi, però per ora sono sparuti, e quindi mi auguro che anche un progetto come Supera possa alzare la sensibilità anche nel mondo corporate, non solo nel mondo istituzionale, che già di per sé insomma è un bellissimo aspetto, diciamo una situazione di trasparenza indotta e quindi di sollecitazione di questa tematica. Ottimo, perfetto. Allora, un'altra domanda che aveva posto Serena già un po' di tempo fa, però ho preferito lasciarla in fondo perché esulava un po' dal discorso della comunicazione che stavamo affrontando, quindi apriva poi magari un altro tema. E ve la metto anche questa momentaneamente in sovraimpressione e chiedeva: quali azioni state già adottando all'interno della vostra università, quindi Università di Cagliari, per chi fosse arrivato dopo, per ridurre le differenze di genere nei ruoli accademici? Adesso la tolgo, così vi riporto in primo piano. Se vuoi posso iniziare io, poi lascio rapidamente assolutamente la parola, perché non voglio monopolizzare la sessione domande. Certo. Le risposte. Noi il Gender Equality Plan di Supera è stato approvato 10 giorni fa, quindi ovviamente non c'è nessuna azione di Supera che sia già attiva. Però è ovvio che se una università si decide di dotarsi di uno strumento di questo tipo, vuol dire che ha già dimostrato in passato sensibilità su queste tematiche. E quindi esistono delle azioni, adesso che sono certamente più di una. In questo momento, per esempio, mi viene in mente quella della composizione delle commissioni, che peraltro non è, come dire, non è poco diffusa in Italia, no? Delle commissioni di concorso. Ci deve essere una presenza diciamo rilevante femminile, che in alcuni settori è particolarmente anche difficile da raggiungere, ma vuol dire, se è difficile da raggiungere vuol dire che effettivamente c'è da lavorare in quei settori. Per esempio noi abbiamo già dei numeri, no? Perché un aspetto su cui forse non ci siamo concentrati prima del Gender Equality Plan è che noi, per esempio, tra le azioni abbiamo diciamo, uno strumento per avere diciamo, in tempo reale dei numeri della nostra università in questo campo. E per esempio questi numeri ci dicono che questa regola sulla composizione delle commissioni ha ottenuto il suo obiettivo sulla composizione delle commissioni. Cioè, effettivamente, se noi andiamo a vedere come erano composte le commissioni, il rapporto è stato corretto. Il problema è che poi, se andiamo invece a vedere chi vince le selezioni da quando questa regola è stata adottata, comunque il bilanciamento continua a esistere. Quindi magari avere questi numeri ci dice che forse quell'azione va modificata. Infatti, dalle azioni che abbiamo nel Gender Equality Plan andiamo oltre con delle linee guida per le commissioni, proviamo ad andare oltre, perché abbiamo provato e il fatto di avere i numeri ci dice che non basta, e questo è diciamo il bello anche di avere uno strumento come dire a tutto tondo, quindi con numeri, con azioni e anche con dei stadi di avanzamento. Esther, sicuramente tu direi delle cose migliori di quelle che stavo dicendo. Ogni volta crei false aspettative. Adesso mi sentite? O è metallica la voce? No, benissimo. Perfetto. Giustamente, come diceva Luigi, il nostro Gender Equality Plan è in fase, cioè è appena nato, per cui vedremo i primi passi anche noi prossimamente per cercare di capire appunto anche come verranno accolte le azioni che abbiamo proposto all'interno appunto del nostro Ateneo. Però effettivamente, come dicevo anche all'inizio, non solo non abbiamo incontrato resistenze dal punto di vista istituzionale, ma il nostro GEP si inseriva all'interno di un ambiente molto fecondo, fertile da questo punto di vista, perché sebbene in maniera
forse non troppo coordinata, quindi il nostro scopo era anche quello di mettere insieme quanto già esisteva all'interno dell'università e provare appunto a creare un unico piano, qualcosa c'era già. Per esempio dal punto di vista della possibilità di avere le stesse opportunità, perché è questo il punto sostanziale, no, delle diseguaglianze di genere, è un processo di cumulazione di disuguaglianze che iniziano da non poter andare a un convegno internazionale perché non ho nessuno che mi guarda, che badia i miei bambini, al fatto che gli orari di lavoro appunto siano strutturati in una maniera non particolarmente equa per chiunque abbia delle responsabilità di altro tipo e così via. Tutta la retorica del merito molto spesso tende a dimenticare un pochino, a bypassare la questione, quindi non è che si tratti, come spesso si dice, questa è una delle resistenze, ad esempio, dal punto di vista degli stereotipi, di introdurre delle quote, a parte che non è possibile, perché lo sappiamo che nel nostro sistema giuridico l'introduzione delle quote non si può fare, perché comporterebbe una discriminazione in senso inverso, diciamo, ma non è questo il punto è dare a tutti, a tutte le stesse opportunità di raggiungere degli obiettivi. Per poterlo fare, questo significa incidere sulle carriere morali, femminili e maschili, cioè sui contenuti che nel contesto sociale più ampio tendiamo ad associare al fatto di essere uomini, di essere donne, di essere ricercatori, di essere ricercatrici e così via. Da questo punto di vista qualcosa già esiste all'interno della nostra università, che tra l'altro è stata anche una delle prime a introdurre, diciamo, misure di questo tipo nei termini della conciliazione. Per esempio c'è un'attenzione già da qualche anno alla previsione anche all'interno del nostro Ateneo di strutture fisiche, si chiamano le stanze rosa, poi se vogliamo possiamo anche magari modificare il termine perché in realtà si riferiscono non solo appunto alle ragazze, alle donne, alle ricercatrici, ma a chiunque lavori all'interno dell'università, che però, diciamo, consentono, è chiaramente un inizio, però è un inizio molto promettente, di, diciamo, trovare un equilibrio migliore tra vita lavorativa, responsabilità personali, responsabilità familiari, che permettono di investire sulla propria vita lavorativa e quindi, cumulando, eliminare, almeno tendenzialmente, tutte quelle discriminazioni che rendono molto difficile raggiungere certi ruoli. Quindi è un inizio, però è un inizio promettente, è probabilmente il percorso corretto, che noi all'interno del Gender Equality Plan abbiamo provato a implementare ulteriormente, quindi suggerendo anche altri interventi un pochino più approfonditi rispetto appunto alla conciliazione, per esempio, ma anche rispetto all'esposizione ad elementi di formazione, rispetto per esempio alle discipline STEM, come spesso si dice quando si parla appunto di difficoltà a trovare un'equa distribuzione, anche riconoscimenti per ragazzi e ragazze, ricercatori e ricercatrici, professionisti e professioniste a tutti i livelli all'interno appunto di discipline che non sono quelle legate alla carriera di genere femminile o anche maschile, naturalmente vale anche il discorso inverso, anche questo è stato già fatto perché la nostra università da diversi anni promuove iniziative formative, cicli di seminari, abbiamo avuto diverse iniziative di collaborazione ad esempio con Giulia Giornaliste sull'uso del linguaggio anche qualche anno fa e sono tutte esperienze estremamente preziose che noi ovviamente abbiamo raccolto è ulteriormente amplificato all'interno del nostro GEP, che vanno però in quella direzione. Chiaramente non è facile vedere subito i risultati, questo è un processo che anche quando si concluderà il nostro progetto, cioè tra 2 anni, dovrà essere profondamente interiorizzato all'interno dell'Ateneo da chiunque, per poter poi appunto vedere i risultati nel medio periodo, però siamo molto fiduciosi e fiduciose. Adesso vi faccio una domanda io, è un po' forse provocatoria, però mi è capitato spesso ultimamente di parlare di questo tema anche con colleghi che si occupano proprio di giornalismo, comunicazione e che hanno, diciamo così, un debole, passatemi il termine, per le questioni legate a come viene comunicata la figura delle ricercatrici e delle scienziate, perché spesso quando si intervistano sia da parte di donne che di uomini, le scienziate, appunto le ricercatrici, le esperte, viene sempre posta questa attenzione su loro, come hai fatto ad arrivare fino a qui, cioè no? Che tipo di, soprattutto se una magari ha fatto un percorso molto, diciamo così, dal punto di vista della carriera molto importante, le viene chiesto spesso ma come fai a conciliare tutto, come fai a fare tutto, cosa che solitamente non viene posta come domanda ai colleghi uomini, cioè è abbastanza raro che un uomo venga chiesto come fai a conciliare la tua vita familiare con tutto questo, e spesso queste domande vengono poste proprio anche da donne.
Allora, c'è un po' la divisione su questo tema, nel senso che alcuni sostengono che sia giusto fare questa domanda perché è bello raccogliere anche le testimonianze per farsi raccontare come è possibile questo processo. C'è chi invece è assolutamente contrario, si arrabbia magari a sentire questo tipo di comunicazione perché sembra che appunto primo venga messo l'accento sul fatto che è la donna che si deve conciliare e non l'uomo, e poi perché lascia un po' diciamo così strada ad una retorica che come ho fatto, cioè o non è a disposizione, babysitter, cose del genere, oppure sono fortunata perché ho un marito che mi appoggia, mi aiuta, cioè è un po' una risposta spesso che diciamo così tiene conto della condizione personale, no? Familiare, non di una gerarchia sociale magari chissà quanto virtuosa. Voi che cosa ne pensate? Cioè, come reagite quando sentite questo tipo di comunicazione proprio da gente che si occupa di esattamente questo tema? È una domanda un po' provocatoria, lo so, però ci tenevo a farvela. Non è cioè, è provocatoria, ma nel senso giusto del termine, buono del termine. L'abbiamo visto anche durante il Covid, no? Che è stato una specie di grandissimo esperimento sociale per chiunque. Esatto. Siamo stati tutti coinvolti, volenti o nolenti, quindi insomma, eravamo da una parte oggetti la nostra stessa osservazione, almeno per chi di noi si occupa di questi temi. È una delle cose che è emersa, adesso è ancora molto presto, perché siamo ancora abbastanza addentro, diciamo, alla situazione. Una cosa che è emersa, ad esempio, è che c'è stato un calo di produttività durante il periodo del lockdown che ha riguardato particolarmente le scienziate, quindi le ricercatrici su tutti i settori, piuttosto che non i ricercatori, proprio in termini di submissions, di pubblicazioni e così via. Per cui uno potrebbe dire sempre provocatoriamente, a parità di condizioni, cioè stavate tutti a casa in quel momento, quindi tutti in smart working, la gestione del tempo tecnicamente doveva essere la stessa, cioè non si poteva suddividere, distinguere la casa dall'ufficio, e nonostante questo invece addirittura sono peggiorate le diseguaglianze, no, in termini di produttività. Il che fa tornare a quello che dicevi tu, cioè alla premessa, perché ci si aspetta, è sempre una questione di carriere morali, ci si aspetta che o in condizioni di normalità o anche di emergenza, è uguale, anzi l'emergenza amplifica spesso appunto questi dati di fondo, la distribuzione o l'assegnazione dei compiti sia comunque, diciamo, prioritaria rispetto al genere su alcuni frangenti. Per cui si demanda un po' anche al menage di coppia, ad esempio al menage familiare, la soluzione del problema. Ma è estremamente difficile che la soluzione del problema o che il problema venga riconosciuto come tale a livello di organizzazione, ancora di più come questione politica. Per cui chi ce la fa, ed è verissimo quello che dici, specialmente in settori particolarmente ostici per le donne, a raggiungere posizioni apicali, a parte che è sottoposta a un'inflazione di interviste ovunque, perché è appunto una specie di eroina che è riuscita in un intento molto difficile, che è difficile effettivamente. Dietro le donne che ce la fanno, ce ne sono 100.000 che stanno lavorando magari gli step più bassi dello stesso percorso di carriera, ma fanno appunto un lavoro assolutamente identico. Perché la domanda che si pone è proprio in termini eroici, no? Anche questa specie di epopea delle eroine che riescono rinunciando a tutto, per cui si dice, si dà per scontato che una rinuncia a tutto, quindi ci crede veramente, ha fatto dei sacrifici ma poi è stata premiata e così via. Il che va bene, ed è anche un modo che spesso viene utilizzato quando si fa sensibilizzazione rispetto a questi temi, invitare ad esempio dei testimonial, delle testimonial particolarmente eroiche, che hanno davvero rinunciato a qualunque cosa, alla famiglia, si sono trasferite in un posto isolato, eccetera, eccetera, che va benissimo, perché sono comunque dei role model. D'altra parte, però, secondo me, è anche un pochino pericoloso questo modo, diciamo, se è l'unico, questo modo di trasmettere la professione delle scienziate in particolare, perché in realtà si dovrebbe andare a monte, cioè risolvere quelli che sono i vincoli che stanno alla base che costringono le persone a diventare eroine. Non è necessario, non è obbligatorio diventare eroine. Poi chi lo fa benissimo, io sono la prima a fare assolutamente applauso a chi ce la fa, però il problema è che è un problema che andrebbe socializzato, cioè tutti e tutte dovremmo renderci conto che per avere davvero pari opportunità queste vanno collocate all'inizio, non quando si raggiunge faticosamente la vetta, diciamo. Sì, esatto, no? Infatti è proprio questo l'aspetto che vi chiedevo, perché poi soprattutto quando vengono fuori magari le motivazioni per cui una persona è arrivata a quel livello, o perché ha rinunciato a tutto, quindi non so, non ha famiglia, non ha nulla, oppure pur avendola
a disposizione dei benefit, allora si sentono poi i commenti della serie: ah vabbè, ma tu hai a disposizione questo, questo, quell'altro. Quindi c'è sempre una sorta comunque di messa di questa persona sotto a un riflettore per esaminare tutti gli aspetti, e in qualche modo si è sempre passibili di critica, perché sa che uno abbia rinunciato a tutto oppure che abbia dei benefit a disposizione per poter gestire le cose, è sempre passibile di critica in qualche modo. Quindi diciamo che dal punto di vista anche dell'immagine, non so quando una persona riesce a uscirne vincente da questo tipo di processo di analisi la sua situazione. Quindi insomma era un po' questa la cosa che mi premeva a sottolineare. E invece un'altra domanda che vi faccio: una volta che sarà finito il progetto Supera, ovviamente voi dovrete in qualche modo continuare ad assicurare che quello che avete progettato come piano di uguaglianza di genere prosegua il suo percorso, speriamo in maniera sempre più rigogliosa. Avete già qualche idea di progetti su questa linea che vorrete magari proporre, con cui vorrete continuare queste azioni? Dovrebbe essere uno spoiler enorme, quindi se non volete rispondere vi capisco perfettamente, perché potrebbe essere, diciamo così, lo spoiler del secolo e non voglio mettervi in difficoltà, però se avete qualche idea che potete condividere, li ascoltiamo volentieri. Ma qua si potrebbe dire una cosa che non è uno spoiler, perché rientra proprio in una certa strategica del nostro gender equality plan, cioè del nostro piano di genere. Cioè una delle azioni è stata pensata, è stata quella di costruire un centro di eguaglianza di genere, quindi che raccogliesse l'adesione di diversi ricercatori e ricercatrici interessati al tema proprio in termini di ricerca, e quindi dare spazio per quanto riguarda la ricerca scientifica a questa tematica e accogliere anche altri colleghi che erano interessati a farne parte. Ok, quindi questo è un momento interessante. Più che altro appunto è interessante vedere che sono appunto progetti che non hanno una scadenza e li finiscono, ma che hanno una sapienza programmatica dietro di loro che vi permetteranno poi di andare avanti. E devo dire la verità, anche come Università di Cagliari, almeno io vi sto studiando da un po' di tempo, perché state mettendo in piedi tutta una serie di iniziative che sono veramente molto, molto stimolanti, e il fatto di sapere che comunque siete all'interno di un progetto così, così grande e così importante, almeno per la nostra nazione Italia, è molto una fonte di grande orgoglio, soprattutto per il discorso che facevo prima, cioè il fatto che spesso si pensa che l'Italia sia un paese che da questo punto di vista non abbia nulla da offrire, perché la politica non tiene in considerazione i diritti delle persone. Invece il fatto di sapere che voi proprio siete dietro questo tipo di progetto è veramente motivo di grande orgoglio, quindi vi faccio i miei complimenti più grandi. Grazie. Vediamo se non ci sono, sembra, altre domande che arrivano dai nostri ascoltatori. Volete aggiungere qualcosa alle cose che sono state dette, oppure fare qualche osservazione in più da lasciare come take home message per i nostri ascoltatori? Vi sentite di avere qualche altra informazione da dare? Intanto io posto nella chat, per chi ci sta seguendo, le linee guida che sono state appunto prodotte all'interno del progetto Super, in modo tale che chiunque fosse interessato se ne può andare a guardare con calma. Ok. Perfetto. Qua trovate quindi il sito dove potete andare a leggere sia maggiori informazioni, e troverete ovviamente anche tutte le sezioni con linee guida, anche da chi è formato il consorzio, i vari work package, la struttura, le risorse, e ovviamente, come dicevo prima, se volete seguire sui social trovate anche tutti i link ai vari social. Io ne ho postati al momento solamente due, che sono Instagram, anzi tre, Instagram, Facebook e Twitter, e quindi trovate tutti i contatti lì.
Io volevo aggiungere una cosa molto importante, in primo luogo per tutte le persone che si occupano di ricerca in ambito universitario, non solo, ma in generale per chi si occupa di politica per la parità di genere. Mm-hmm. La comunità di pratica composta da tutti i professionisti, ricercatori che in Europa si occupano di piani per la parità di genere è una comunità di pratica molto viva, molto attiva e che condivide tutti i materiali e tutti i risultati che pian piano vengono raggiunti. Diciamo che basta chiedere, nel senso che anche incoraggiati dalla Commissione Europea che ci stimola appunto a far sì che tutti questi materiali restino aggiornati e vivi, ci sono linee guida, ci sono toolbox, checklist che sono a disposizione di qualsiasi tipo di ente e che, perché no, possono essere di ispirazione anche per un ente privato che vuole iniziare questo percorso. È un patrimonio informativo molto ricco, ma estremamente usabile, perché non è né tecnico né, come dire, usa un gergo per iniziati, che è bene che venga sempre di più conosciuto e vissuto dalle persone. Per cui siate curiosi, chiedete, fateci domande, veramente... come dire, la curiosità e l'interesse sono un ottimo punto di partenza per poi iniziare un percorso di questo tipo, che si parta dalla comunicazione, che si parta da politiche per la conciliazione o da politiche per un recruiting più inclusivo, da qualcosa è utile iniziare ed è solamente appunto il giorno uno e poi ci si prende anche gusto. È un percorso di conoscenza che poi trasforma innanzitutto te nel momento in cui inizi, esatto. E cambia proprio il tuo punto di vista. Questo è successo a tutti noi, insomma, a tutto il nostro gruppo, e succede un po' a tutti. Bello. Allora, sì. Io volevo... scusami Nicole, volevo ringraziare te e Serena, che purtroppo non abbiamo potuto avere oggi, di She's a Scientist, per la curiosità, per l'interesse, per lo stimolo, perché senza i vostri messaggi, senza il vostro interesse comunque non saremmo arrivati oggi a raccontare il progetto. E per noi è più consueto raccontarlo in inglese a un pubblico magari europeo, però è importantissimo invece parlarne anche in Italia, per cui assolutamente grazie, e soprattutto grazie per il lavoro che fate, che è un lavoro raffinato. Dal mio punto di vista di comunicatrice posso dire che è posizionato al giusto livello tra approfondimento e divulgazione, per cui complimenti davvero. Io la prima Bene. Volta che mi sento, guarda, io ho un background scientifico ma faccio divulgazione, ho pensato, cavoli, questo una volta non era neanche concepibile, no? Invece non lo è nemmeno adesso, fidati, perché ancora è difficile accettarlo, però grazie mille per la fiducia. Sì, io devo dire che il vostro progetto, quando l'ho trovato su Instagram, fra l'altro, mi ha molto appassionato, e soprattutto il fatto di sapere che c'era un team italiano che si occupava di questo, veramente mi ha, come si dice in inglese, tradotto male in italiano, triggerato, è un termine che odio, però effettivamente rende l'idea, e devo dire che sono stata molto contenta, insomma, di sentire questa storia veramente molto bella, molto ben strutturata. Quindi invito tutti i nostri, coloro che ci stanno seguendo adesso, ma che vedranno anche la live nei prossimi giorni, perché rimarrà a disposizione sui social, sia sulla pagina Facebook, ma anche su YouTube, dove la caricherò non appena finito, e invito appunto ad approfondire poi tutti i temi riguardanti i vari aspetti sul sito, sui social, e a seguire soprattutto Supera anche sui social. Quindi fatelo, e come ha detto prima Paola, siate curiosi, perché la curiosità è il driver fondamentale. Quindi complimenti ancora. A questo punto noi ci salutiamo, saluto in particolare appunto chi ci ha seguito, chi ci ha fatto domande, vi ringrazio, vi auguro una buona cena vista l'ora. E grazie ancora, ci rivediamo per le prossime live la prossima settimana, sempre su questo canale, e appunto seguite Supera. Grazie a tutti e a presto, buona serata. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao, a presto. Allora.